In un Senato blindato oggi inizia la discussione sullo Job Act dopo l'approvazione della Camera. C'è Giorgio Cremaschi con noi e vorremmo chiedere a lui, che è stato a lungo dirigente della CGIL, un commento sul voto alla Camera, che ha visto tutti i dirigenti, ex dirigenti della CGIL, a partire dall'ex segretario generale Guglielmo Epifani, votare a favore di un provvedimento su cui l'organizzazione, la CGIL, sta per tenere lo sciopero generale. Come si può commentare questa diversa collocazione di chi ha avuto un ruolo dirigenziale nel sindacato e poi nella politica si appresta, ha votato a favore di un provvedimento così grave? Come una manifestazione evidentissima della crisi del sindacato e della CGIL. Oggi è un giorno luttuoso non solo per il maltempo, perché se verrà approvato, pare oggi o domani, il Jobs Act, si può dire che da oggi ognuno sarà meno libero in questo paese. Questa è la verità. Questo è un attentato alla libertà delle persone, del mondo del lavoro, e viene devotato da un governo in cui è determinante il primo partito di centrosinistra e con un ruolo importante, io non so quanto determinante nelle alchimie parlamentari, però che è contato, di tutti gli ex dirigenti CGIL, ma lasciatemelo dire perché anche questo è un aspetto della crisi, diciamo, della sinistra tradizionale, eccetera. Anche con il voto qui al Senato ci sarà, da quel che ho capito, il voto di una figura storica del movimento operaio come Mario Tronti, un altro che vota a favore senza problemi, ha scritto un libro Operai e Capitale e adesso dovrebbe invertire forse Capitale e Operai, il titolo del suo libro. È un pezzo della crisi della democrazia di questo Paese a cui bisogna reagire e a cui credo non si possa reagire semplicemente dicendo, come ha detto Susanna Camusso, noi siamo pluralisti, tanto perché non è vero che tutto è ammesso in CGIL, perché io sono stato poco tempo fa, ho preso un provvedimento disciplinare perché sono stato sanzionato dalle commissioni di garanzia per i fatti del 14 febbraio, quando fumo bussati dal servizio d'ordine della CGIL. Io sono stato preso sanzione disciplinare per aver danneggiato l'immagine dell'organizzazione. C'è una compagna a Napoli che si chiama Maria Elena Moffato, a cui è stata sottratta la tessera proprio con un procedimento della commissione statuto, quindi non c'è neanche il procedimento amministrativo classico, ma proprio perché si è dichiarata la sua incompatibilità con la CGIL per il fatto che questa compagna è stata accusata di appartenere ai CARC. Tra l'altro ci sono molti altri iscritti alla CGIL che appartengono ai CARC, quindi per incompatibilità politica la Commissione Statuto della CGIL ha sottratto la tessera, ha detto tu non ti puoi più iscrivere alla CGIL, è una bravissima compagna che è in tutte le lotte e che potrebbe essere, diciamo, da insegnamento per tanti altri che sono iscritti alla CGIL. Pochi giorni fa un compagno che si chiama Luciano, un compagno della Sevel, ha avuto sospensione di 3 mesi, un compagno della FIOM, della Sevel di Chieti, perché ha sostenuto uno sciopero dell'USB. Quindi non è vero che c'è questo gran pluralismo in CGIL. Diciamo allora che c'è un aspetto di gravissima complicità da parte del gruppo dirigente della CGIL nei confronti di questi senatori, di questi deputati che sono gli ex dirigenti della CGIL e che votano appunto il Jobs Act, contro cui gli iscritti della CGIL il 12 sciopereranno. Non ce la si cava in una situazione in cui appunto si cancellano le libertà del lavoro dicendo è tutto pluralismo. Non è tutto pluralismo. C'è chi dice c'è un livello sindacale, c'è un livello politico, qui c'è un problema di rapporto di fiducia con il governo, chi sta nel PD vota a favore. C'è una questione di fiducia e un rapporto con la condizione di un segretario del PD che fa il Presidente del Consiglio. Esatto, ma questo dà il senso malato del rapporto tra CGIL e PD.
Questo dai, appunto non dovrebbe essere, cioè non dovrebbe essere, cioè non dovrebbe essere. Cioè io penso che non, qui non stiamo parlando di dirigenti che sono stati in dissenso, che hanno contestato le linee, qui stiamo parlando di quello che 2 anni fa era il segretario generale della CGIL e che ha investito di questo ruolo Susanna Camusso. Quindi non stiamo parlando di una rottura di cose, stiamo parlando del fatto che qualsiasi lavoratore può pensare che quando un sindacalista della CGIL diventa deputato o senatore tradisce tutto quello che ha fatto prima. Questa è la questione. Allora, questa è una questione grande come una... La CGIL dovrebbe darsi la propria presenza politica in Parlamento? No, la CGIL dovrebbe intanto cominciare a dire io con questo PD non c'entro più niente. Dire questo. E con questi dirigenti non c'è, a me non interessa se gli ritirano la testa, eccetera. Però dovrebbe dire questi qui con noi non c'entrano più niente politicamente. E dovrebbe dire io con questo PD che distrugge la libertà del lavoro non c'entro più niente. E questa è l'ambiguità che viene fuori. Se uno dice che questo è pluralismo, vuol dire che dentro la CGIL è pluralismo della CGIL. Vuol dire che siccome questi sono tutti iscritti alla CGIL, cioè la questione non è che sono usciti dalla CGIL, sono ancora dentro la CGIL, come semplici, come me. Io sono un semplice iscritto della CGIL, come Epifani, quindi è pluralismo? Cioè è pluralismo che il segretario, cioè che un iscritto della CGIL faccia un atto fondamentale per far passare il Jobs Act contro cui la CGIL sciopererà? Ripeto, a me la questione amministrativa non interessa, so che ci sono raccolte nelle firme, nelle fabbriche per sottrarre la tessera e ripeto, non è vero che la CGIL, il gruppo dirigente della CGIL è pluralista, perché se c'è un militante di base che rompe le scatole lo cacciano, questa è la verità, quindi qui c'è un atteggiamento di casta nei confronti diciamo dei parlamentari a cui viene permesso quello a cui, che non viene permesso ai semplici e normali iscritti. In queste condizioni come far riuscire lo sciopero? Ma lo sciopero è infatti una contraddizione, lo sciopero è un appuntamento giusto in mani sbagliate. Penso che i lavoratori sciopereranno e dovranno scioperare il 12 per far sentire la loro voce. Ma sono anche convinto che se il gruppo dirigente della CGIL il 13 continua spiegando che insomma continua sulla linea del manche, noi siamo contro l'articolo 18, però noi contro la cancellazione dell'articolo 18, però siamo anche per riaprire i rapporti con CISWI, Confindustria, con il governo, cioè siamo per non fare mai sul serio, quello sciopero verrà sprecato, su questo non c'è dubbio. Qui c'è una questione di fondo, questa è una rottura drammatica nella storia del paese, si cancellano 40 anni definitivamente, simbolicamente, perché questo si vuole fare. Oggi siamo, questa mattina leggiamo su tutti i giornali i fascio mafiosi, la corruzione a Roma, le cupole, le complicità, perché ci sono sia i fascisti, sia i PD, sia i mafiosi, cioè la banda della mafia, cioè una cosa che sembra il grande complotto da film, tutti a rubare, e in questa Italia di oggi... Oggi il Senato approva la cancellazione dell'articolo 18, cioè questo dà l'idea di come si voglia costruire una simbologia reazionaria in questo paese. Non si può di fronte a questo fare le cose tradizionali, gli scioperi tradizionali, le iniziative tradizionali, queste ovviamente servono, ma se ci si ferma a questo, questo degrado dell'Italia andrà avanti. Quindi io alla CGIL e a tutti coloro che lotteranno e lottano contro il Jobs Act, contro la politica economica, contro la disoccupazione, contro la corruzione, dico ci vuole una rottura di fondo con il PD, il suo sistema di potere, la sua cultura, i suoi dirigenti. Se non si fa questo, se si continua a mantenere i piedi in due staffe, da un lato faccio lo sciopero, ma dall'altro per me gli ex dirigenti della CGIL possono cancellare questo mio sciopero votando in Parlamento contro lo sciopero, se io faccio questo, sono complice della sconfitta dei lavoratori.